Se non siete mai stati sulle montagne russe, sicuramente vi sarà capitato di vederle. Salite enormi, discese improvvise, sbalzi repentini, come lo spread. Ma non doveva essere Monti a salvarci dalle impennate di questo differenziale? Quando arriva Monti, lo spread è a 552 punti e l'Italia sull'orlo del fallimento. Poi però, con il decreto Salva Italia che anticipa il nostro pareggio di bilancio, lo spread scende a 370 punti. Evviva il Salvatore! No, semplicemente no. Perché, come si vede bene da questo grafico, lo spread riprende la sua impennata fra fine anno ed inizio 2012. Torna a 515 punti. Arriva però la BCE, che annuncia un proprio piano di rifinanziamento triennale delle banche e, miracolo, salvate le banche, non solo quelle italiane, lo spread va in picchiata a 278 punti. Poi i venti di tempesta che assalgono Grecia e Spagna lo riportano su a 450 e poi ancora più su a 537 nell'estate. A questo punto però non è Monti quel Mario che fa scendere lo spread, bensì Draghi. Cioè, ancora una volta, la Banca Centrale Europea pronta a fare tutto il necessario, grazie ai nostri sacrifici, per preservare l'euro. In seguito, il passaggio, seppur condizionato, del MES, il meccanismo europeo di stabilità, fa abbassare ulteriormente lo spread. Il giostraio, dunque, non risiede in Italia, bensì in Europa. Ma passiamo dalle montagne russe dello spread alle montagne russe della politica nostrana. In un anno di Monti abbiamo avuto il numero delle aziende chiuse o fallite che è schizzato su, mentre quello degli occupati è precipitato paurosamente in basso. Le tasse che paghiamo, sì, quelle si sono impennate, mentre i salari, le stipendi e le pensioni sono sempre troppo bassi, continuamente intaccati dal nuovo prelievo fiscale e dal costo della vita. E quindi, mentre gli italiani soffrono sempre di più, partiti e politicanti sguazzano nel parco divertimenti, seduti sulla giostra dalla quale cercano di non scendere mai. Persino adesso, con una politica apparentemente scalzata dalla tecnicità del governo che dovrebbe salvare l'Italia, questi politici siedono in Parlamento e stanno facendo di tutto per non far terminare la corsa. Infatti, di fronte alla gravità delle condizioni in cui versa il paese, i nostri politici, i nostri partiti, a che cosa pensano? Alla legge elettorale. E come ci si dedicano? Come si studiano i possibili artifici? Si guardano attorno, cercano modelli da cui copiare per restare incollati sulla loro seggiolina. Dal poco dolce stil greco, che prevede un premio di maggioranza di 50 seggi su un totale di 300 per il primo partito, sino alla modalità di presentazione delle liste. Infatti, in Italia, alla Camera dei Deputati, servono circa 110.000 firme di sottoscrittori per la presentazione delle liste alle elezioni. Cioè, se una lista decide di presentarsi alle politiche, deve trovare 110.000 cittadini che firmano a suo favore. A meno che, come per le elezioni del 2008, non ci siano due parlamentari disponibili, semplificando un po', ad avvalorare la formazione politica. In questo caso nessuna firma è dovuta. Oggi, adesso. Perché pensate che i partiti al governo stanno addirittura lavorando ad un emendamento che prevede l'esenzione dalle firme per chi è già rappresentato in Parlamento ed abbia un proprio gruppo parlamentare. Addirittura, secondo alcuni, sarebbe necessario che ci fossero almeno 20 parlamentari all'interno di questo gruppo per sostenere la formazione politica. Altrimenti, nulla. Fuori. Si devono raccogliere le firme e farle convalidare a pubblici ufficiali, con tutto ciò che ne deriva anche in termini di costi. Insomma, una sorta di legge Erode che stermina i nuovi nati e chi è fuori dalle stanze del potere. Ma il Presidente della Repubblica che cosa dice in materia? È suo il terreno.
Beh, il Presidente della Repubblica dice che prima di decidere la data delle elezioni servono la legge di stabilità e, appunto, la nuova legge elettorale. Alt, fermi. Come? A noi ci martoriano ogni santo giorno dicendo che dobbiamo fare ulteriori sacrifici perché ce lo chiede l'Europa. E i partiti italiani e il Presidente della Repubblica sono i primi a violare le raccomandazioni e i dispositivi dell'Europa? Sì, ebbene sì, il Consiglio d'Europa ha emanato nel 2003 un codice di buona condotta in materia elettorale, che si applica ovviamente ai paesi membri dell'Unione Europea. Questo codice dice espressamente che gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o comunque ad un livello superiore a quello della legge ordinaria che vogliono fare appunto in Italia. Eh sì, dunque, la legge elettorale non si può modificare un anno prima delle elezioni, o se lo si fa è necessaria una modifica costituzionale. Questo sì, questo ce lo chiede l'Europa, perché il diritto elettorale, si legge sempre nel documento europeo, non può essere uno strumento manovrato a proprio piacere da chi esercita il potere. E invece i nostri bravi politici, tutti a sudare sulla legge elettorale, incitati anche dal Presidente della Repubblica. Eh no, signori miei, non si deve, ce lo chiede l'Europa. E poi, di fronte al disastro in cui versa l'Italia, ci sono davvero tante altre emergenze e priorità rispetto alla legge elettorale. Insomma, io ve lo confesso, per i politici e i governanti che pensano continuamente a come restare in giostra, sì, lo ammetto, farei di tutto per pagare loro il biglietto per una corsa sulle montagne russe. Su queste.